E bella per tutti voi ragazzi, benvenuti in questa nuova retro top 10. Visto che si avvicina la data di uscita di Fallout 4, abbiamo deciso di fare una top 10 sulle mod di Fallout in generale. 48 ore, cioè, okay, 48 ore. Sia così tanto. Io tanto ce l'ho già fra le mani. Sono felice per te. Allora, dopo facciamo una piccola precisazione. Adesso vediamo un po' di mod. Alla numero 10 c'è Landheld Pip-Boy, che è sia per New Vegas che Fallout 3. E praticamente è questa mod che ti consente di cambiare la skin del Pip-Boy in questo fantastico, magico utensile che effettivamente non c'ha una grandissima modalità, ma è molto figo, anche perché elimina, anche se è un po', diciamo, il simbolo di Fallout, però elimina quel cazzo di coso ingombrante gigante che c'hai sul braccio sinistro, e puoi avere le armature, che ne so, anche quella della confraternita d'acciaio, magari a tutto tondo, cioè completa. Tutto tondo. A tutto proprio. Tondo. Esatto. Io preferisco cioè, il classico Pip-Boy. Boy, Sì, è molto figo, però comunque sia, bello, ragazzi. Pip-Boy. Dà anche delle cose in più riguardo il Pip-Boy, delle opzioni in più. Vabbè, sarà bella è carina, sta top 10 con me che sto haters sotto. Vai, vai. Bene. Invece? Alla 9 invece c'è non so cosa leggere, of Ares. Daughter of Ares. Esatto, e questa è di New Vegas. Questa mod ti consente di utilizzare, di prendere un Alisa. Nuovo personaggio. Esatto, che puoi modificare un nuovo tipo di personaggio e sarebbe l'androide. Ed è fighissimo perché si illumina anche. Cioè, meglio androide che transoide. Non so che sto dicendo, però. Mazza, sembra un po'. Cioè, ma scusa, c'è praticamente una nuova razza. Però è fatta meglio, c'è un bel culo questa. Gli altri avevano il culo quadrato. Poi ovviamente è tutto un insieme. Le mod di solito sono un insieme di cose, animazioni, ecco, cose vestito. In più. Quindi diciamo che è molto carina come mod, però non merita le prime. Dite voi. Numerato. Alla 8 invece abbiamo una mod che c'è anche per Skyrim, Oblivion, Fallout, Fallout New Vegas e così via. E sarebbe Flora Overhaul, ovvero una mod che ti consente di rendere realistico l'ambiente con una nuova tipo di... con queste... con le piante. Ecco, sintetizza, ecco. Mano, ce la puoi fare, mette gli alberi, dai, cioè... Mette i cazzo di alberi! Ma non era post-apocalittico, mo ci stanno gli alberi. L'alberi sono distrutti, cioè alla fine sono anneriti, però comunque sì, è molto Forelli. Più da vedere, esatto, molto... Forelli, starberi. Effettivamente, ragazzi... Guarda, quello è storto. Sembra vero. È piegato in due. È provato da questa situazione. Vabbè, raga, comunque sia, rende l'ambiente un po' più carino, dai, no? Assolutamente no. Numero 7! Numero 7! Invece, questa qua è una mod molto figa, è la grafica ultra di New Vegas. È maiale quella. Ma a me più che grafica ultra sembra solo super, tipo, saturata, come i colori, eccetera. Sì, anche, anche. Beh, ovviamente non è che... poi fa grandissime cose con queste mod, perché i modelli rimangono quelli, quindi se c'è sta un modello quadrato è... quello rimane alla fine. Beh, oddio, comunque è un gran miglioramento, devo dire. Cioè, effettivamente l'occhio all'occhio è piacevole. Però, boh, esatto. Cioè, logicamente, come dici anche tu, non cambia poi alla fine la base del gioco. Esatto. Quindi è un po' impossibile fargli fare un salto di qualità così netto. Vabbè, dai, già è brutto, ma almeno un po' più bello di grafica. È un po' meno brutto. Sempre serpicità regge perché... tutti, oh, perché Fallout. Io c'ho il problema che lagga del mondo. Numero 6. La numero 6 invece abbiamo i Companion Beer, che è una mod fantastica. Cazzo, Companion Beer? A che servono? E praticamente tu ti puoi prendere Yogi come alleato Bubu, c'hai. Tre orsi. Che vanno e fanno tutto quello che cazzo ti a pare. A cerca dei cestini. Vabbè. Dai, è fantastica. Cioè, tu non vorresti avere appresso tre orsi. Ma che sì, sì. Vanno in giro a ghettizzare la gente che ti picchia. Cioè, è spettacolare. La cifra. Cioè, una certa sempre voluti. Datemene due, va. Smetti... Aurora. Alla certa smetti di giocare perché fanno tutto loro. Quindi... perché ammazzano tutti. Cioè, nel senso... sì, esatto. Ma secondo te qual è Yogi? Il primo? Il primo è Yogi, poi è Bubu e poi c'è Balù. Zettete. Balù. Io sono stato con sta cazzata. Numero 5. Va bene. Oh, questa invece è una gran mod. È pazzo Max. È pazzo Max. Hanno rifatto il modello suo con la sua armatura. Le armi, addirittura c'è una missione
in stile Mad Max. Cioè? Cioè, sì, addirittura lui stesso dice: ma ando cazzo sto a una certa. Cioè, proprio. Cioè, raga, sta mod a parer mio è spettacolare. Cioè, da provare assolutamente. Poi, raga, ovviamente, questa top 10 è anche per fare uno showcase di queste mod, magari se vi interessano. Poi ci sono. Ma anche quanti termini e menzioni, ma c'è sta anche Nexus, magari una di pelle d'oca. Pelle d'oca. Le armi sono fighissime, cioè. Ma l'arma è bella. Questa esce in salame di quelli. Che cos'è? Non spara salame. Ok. Va bene. Numero 4. Sempre più avvincente su questa top 10. Telecamera avanzata. Ah, tipo per l'Oculus. La telecamera avanzata, sì. Si FOV può attivare anche con l'Oculus, probabilmente. Ma penso ci diventi stupido. Perché. Però comunque sia, penso di sì. E ti permette di guardare l'arma, guardare in alto senza che tipo l'arma ti segue a 360 gradi, tipo guarda i piedi. Più che anzi ti segue, quindi l'arma, cioè. Diciamo che ti rende il gameplay più immersivo, quindi è parecchio figa come mod. Che Fallout c'ha sto problema che è poco immersivo, è molto, molto schematico, quindi magari con sta mod se Per i feticisti delle armi è meglio, almeno esatto, se le guardano. Esatto, se sei feticista delle armi sta pure dei piedi, se sei feticista vedi pure quelli. Guarda. Ma se devi sparare per terra come fai? Poi l'arma si muove quando spari, ovviamente. Numero 3! Ok, numero 3, qua con la premessa metteremo il video e metteremo il canale di chi ha fatto queste comparazioni in descrizione, che è legato anche al sito Nexus da dove si scaricano le mod. E questa qua invece è la mod Fallout, ovvero il esatto. Vai. Ovvero cambia l'atmosfera e l'illuminazione. Spegne la luce o buio della sì, praticamente quando buio, ti muovi di notte. Quando ti muovi di notte ti caghi sotto perché non vedi nulla, a meno che non accendi la luce. Invece prima dai, normalmente no, invece cazzo, no, è vero. Invece in Fallout normale tu de notte è come se stai di giorno, cioè non c'è nemmeno bisogno di accendere la luce, quindi diciamo che poi aggiunge i lampi, la polvere, più realismo, dai, sì, più realismo per farla breve, se no esatto. Manu parlerebbe un'ora di luci e colori. È questo, sì, Manu, cioè, fa buio, ecco. Numero 2 questa è bellissima, questa l'abbiamo usata anche per fare qualche live, praticamente questa permette di uccidere i bambini, fine, visto Manu, è semplice. Vabbè, ma poche tipo di Sansa. Quante gioie che mi dà. Mia, questa qua è proprio, è stata fantastica perché ti toglie una soddisfazione picchiare i bambini, cioè non sto dicendo che dovete farlo nella vita reale, sì, male. Però sparargli in faccia e staccargli la testa ogni tanto con un badile. Esatto, so parecchio fastidiosi, quindi cioè è la mod che tutti vogliono. Sì. Cioè tu entri dentro. Raga, questi chiamano il telefono azzurro, ve lo dico. A spranga tesa. Via, tipo, ecco. Randellate nelle gengive, tipo proiettili nelle rotole. Che roba, staccano gli arti, ma che è? E prima posizione di questa bellissima top 10 di cui tutti sentiamo il bisogno. Project Beauty. Ovvero ecco. La mod più mastodontica presente sul sito. Che bell'uomo. Nexus. è una mod che racchiude un po' tutto quanto: animazioni nuove, ambientazioni definite, personaggi con texture nuove, armi nuove. Praticamente è una mega mod. A me però uguale a prima. Sì, infatti, vanilla e cioccolato sembrava. No, perché vanilla è come era prima. Poi c'è no, lo so, Manu. Grazie. Vabbè. No, lo so che vuol dire vanilla, no? Per dire una stronzata delle solite. Comunque sì, dai, un po' migliora. Addirittura sì, al prima posizione. Però dai, ci sta. Perché è una mod mastodontica alla fine, cioè, è enorme. Pesicchia pure, perché è una gran mod. Te rubano pure le rote. Poi invece nel bonus c'è una mod che non appartiene a Fallout, ma a GTA 5, che ti rende GTA Fallout. Da fu. Davvero? Cioè, sì, c'è anche il coso, c'è anche il. Si blocca. Sì, c'è lo SPAV ed è spettacolare, anche perché la fisica. La fisica di GTA è. Ma ti giuro, dopo la installo subito. È divertentissima. È divertentissima. Guarda la cattiveria. Mo te sparo. Guarda, poi c'è anche l'armatura atomica. È spettacolare. È una grandissima mod. Comunque, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale principale, secondario. Seguiteci su Twitch, soprattutto su Facebook. E non perdetevi neanche una notifica seguendoci sul nostro canale Telegram. Ecco. Per adesso esatto. Mandiamo proprio l'aeroplanini, ve mandiamo. Sì, sì. Mamma mia.
proprio diretti. Bella, ragazzi. Bella.